Mi trovo con l'uomo del sai perché? Sai perché? Tranquilli, ve lo spiego io. Sai perché il brodo va fatto con acqua fredda? Tranquilli, ve lo spiego io. Alessandro, buongiorno. Questo è il tuo libro La scienza del cibo, ma prima del libro tu sui social sei diventato uno dei più noti divulgatori della scienza alimentare. Come nasce questa tua passione? Allora, Rubrica Alimenti nasce ormai 5 anni fa come progetto di divulgazione sui social. Diciamo che è nata come proprio passione per sfatare i falsi miti legati al mondo della cucina e della scienza degli alimenti in generale. Cioè, per esempio, qual è il primo? Cos'è il primo che ti è venuto in mente? Voglio sfatare questo falso mito. Beh, uno dei primi sicuramente è stato della frittura delle melanzane e del perché i pacchetti di patatine sono mezzi vuoti. E poi tu sei molto anche tecnico, sei un vero divulgatore scientifico, cioè spieghi esattamente perché il wurstel fa male, perché la lavastoviglie va usata in un certo modo, perché la birra non va bevuta alla bottiglia. Esatto, direttamente alla bottiglia, e perché non bisogna scongelare a temperatura ambiente, ad esempio. Finché poi è arrivato questo libro, La scienza del cibo, Rizzoli. Sono riuscito ad accumulare tutti i reel che ho fatto, tutti i miei contenuti in un libro. Quindi ho riunito tutte le idee e ho creato questo libro che si chiama La scienza del cibo e che con un lessico semplice tratta la scienza degli alimenti. Sai perché la frutta va mangiata con la buccia? Tranquilli, ve lo spiego io. In realtà molte persone eliminano la buccia dalla frutta perché pensano che essa possa contenere pesticidi o comunque residui inquinanti. L'EFSA, ovvero l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ci rassicura, poiché nell'ultimo rapporto solo il 2,1% dei campioni analizzati era fuori legge. Quindi è sempre la dose a fare il veleno, i campioni sono a norma, inoltre con il corretto lavaggio si eliminano dal 75% all'85% i pesticidi. La buccia va mangiata perché contiene molte sostanze benefiche come fibre e vitamine e antiossidanti. Ho capito che bisogna comunque per arrivare a più persone possibili utilizzare un lessico semplice. I modi sono importanti, quindi comunque il modo di fare che utilizzo è tutto studiato. E le idee da dove ti vengono? Vivendo la vita di tutti i giorni, quindi parlando con gli amici, con i familiari, da lì spesso anche lavorando, io ho lavorato nel settore come ad esempio barista, cuoco, proprio per studiare quello che dicono le persone e poi di conseguenza creare i contenuti per sfatare o meno gli argomenti di cui sento. Grazie Alessandro, buongiorno Mattino. Grazie a voi.